Scusi, sa dove siamo? A Firenze. Grazie. Tu dici che tua cugina ha raccontato che quel povero bambino ha ammazzato la sua sorellina a morsi. I piedi, su, su. Si chiamava Emilio, no? Sì, Emilio. E tu quando l'avresti visto la prima volta? A Pasqua, mentre io e Paolo nostri uscivamo dalla funzione. Lo abbiamo visto nello slargo davanti al suo palazzo. Ma guarda quello che fa! Un coglione così che non sa andare in bici. Guarda chi c'è. Purtroppo proprio in quel momento passò di lì l'alio quinterno e Paolino non perse l'occasione per dimostrare quanto era bravo. Non avrei mai immaginato che quella sassata ci avrebbe rovinato la vita a tutti. Sì! Emilio! Scappa, scappa! Ma sei sicuro di quello che dici? Sì, quei denti glieli ho visti anche altre volte. Era la sera prima delle prime comunioni. Venne il parroco in sacrestia e sia lui che il sacrestano che la serva di Emilio non potevano non averglieli visti. Saluti. Molti di voi ancora non lo conoscono, ma Emilio è venuto ad abitare qui ed è quindi diventato un nostro parrocchiano. Ma ha i denti del maiale, lo sa il parroco? Emilio è un ragazzo che ha molto sofferto e che dobbiamo accogliere tutti come amico. Su, avanti, dategli la mano.